a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Buonasera a tutti da Alviano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. E diamo un caloroso buonasera ad Alice Valeri, presidente del progetto educativo La Terra dei Bimbi. Ciao Alice, grazie di aver accolto il nostro invito. Ciao Alviano, buonasera a te e buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ringrazio te per questo invito che mi dà la possibilità di parlare di un tema per me molto caro. Ecco, io ti ho inseguita per un po' di tempo, cara Alice, perché veramente avevo molta, molta voglia di parlare dei bambini, dei bimbi della prima infanzia, un po' legata alla problematica, questa mia esigenza che è nata un po' con questa, con i problemi collegati alla pandemia, con le restrizioni, le mascherine, l'evitare di toccarsi, di stare vicini. E mi sono un po' immaginato che cosa poteva voler dire questo per un bambino. E allora, quale occasione migliore di cercare di indagare questa situazione con una persona che ha approfondito molto questi temi. Senti Alice, io intanto, così ci conosciamo anche con i nostri ascoltatori, e quindi partirei un po' con la tua storia personale, che cosa ti ha portato in questo mondo ad indagarlo in modo particolare, come poi avremo modo di vedere durante la trasmissione. Sì, allora, diciamo che ciò che mi ha portato ad approfondire tutto il mondo del bambino e quindi le diverse pedagogie che ho poi scoperto e riscoperto, che poi andremo magari un pochino ad approfondire insieme, è stato un incontro di destino. Io credo che ognuno di noi ha, diciamo, un cammino da fare su questa terra. E la vita in qualche modo ci parla in relazione a ciò che ci viene incontro. Quindi a me è venuto incontro questo incontro con un gruppo di mamme che avevano bisogno di una persona che accompagnasse la crescita delle loro bambine attraverso dei laboratori. E quindi ho iniziato così, iniziando lavorando con le bambine, con questo piccolo gruppo di bambini, mi sono sempre più resa conto che il bambino e tutto ciò che c'è intorno, l'enigma, tra virgolette, che c'è intorno al bambino, un caro pedagogista che purtroppo ci ha lasciato a maggio di quest'anno, quindi è un pedagogista contemporaneo del nostro secolo, dice che il bambino non è un enigma da decifrare, ma è un enigma da proteggere, perché lui si custodisce la vita. E da lì quindi io ho iniziato ad approfondire diverse pedagogie. Dalla pedagogia Montessori, ho iniziato in realtà ad approfondire la pedagogia libertaria, che è una pedagogia del primo Novecento, ideata da un pedagogista che si chiama Alexander Neil e ha fondato questa scuola Summerhill. E la pedagogia libertaria ci dice proprio che, cioè, parla di questo modo di stare in relazione con il bambino anti-autoritario, anti-repressivo. E questo è stato il mio inizio. Poi da lì in realtà ho cercato qualcosa che si confacesse un pochino di più a ciò che è la mia essenza, nel senso che io vengo da un cammino anche di meditazione, quindi un percorso spirituale,
e ho cercato nelle pedagogie che mi venivano un pochino incontro ciò che risuonava in me. E allora ho incontrato la pedagogia steineriana e la pedagogia montessoriana, quindi diciamo queste due visioni. Sì, al giorno d'oggi diciamo, almeno come indicazioni anche che ho io di genitori che cercano di offrire ai loro figli delle alternative, queste sembrano a quello che è l'indirizzo dato. Sì, il panorama dato dalla società sono soprattutto queste due. Che differenza hai notato tu un poco tra la Montessori e poi magari sono anche complementari, non lo so, forse ce lo spiegherai meglio tu. Sì, allora però è un'indicazione anche, sì, scusa, è anche un'indicazione per chi ci ascolta che non sempre vediamo scritto, sentiamo qualcuno che ce ne parla, ma qualcuno che ne ha approfondito come te è interessante capire. Sì. Allora, è un compito veramente arduo perché purtroppo, come in diverse parti della società, anche all'interno, diciamo, delle pedagogie, delle scuole alternative a quelle dello Stato, lo metto tra virgolette e ci capiamo, no, cosa voglio dire, ci sono sempre delle diatribe. Quindi il Montessori non è avvicinabile alla pedagogia steineriana, il libertario è confinato nelle sue regole, tra virgolette, e questo secondo me è veramente sbagliato, perché facciamo di nuovo l'errore di mettere al centro una pedagogia, quindi un pensiero dell'adulto piuttosto che il bambino, mentre questi due grandi pensatori, quindi sia Steiner, che comunque era un iniziato e quindi ci ha parlato molto di, diciamo, dell'antropologia e quindi della conformazione di come un bambino si incarna in un corpo umano e di ciò che ha bisogno per crescere e per poter portare a compimento il suo cammino di vita, se vogliamo dirlo in poche parole. E lui appunto ci ha dato sicuramente una visione molto spirituale del bambino, al contempo anche la Montessori, soltanto che la Montessori era una scienziata, quindi da una parte abbiamo un grande iniziato che ha parlato non solo di pedagogia, ha parlato di medicina, di agricoltura, ha parlato anche della conformazione della società, quindi ha parlato di tantissimi temi. E dall'altra parte invece c'è stata Maria Montessori e lei era una scienziata, lei era una dottoressa, tanto che lei non era una maestra, lei si faceva proprio chiamare la dottoressa dei bambini perché aveva fatto questi studi scientifici e con questo occhio scientifico dello scienziato che quindi deve osservare, ha osservato i bambini. E ha osservato la crescita del bambino e ha cercato attraverso le sue osservazioni di strutturare un pensiero pedagogico. Ma era il bambino che gli comunicava ciò che poi lei annotava e scriveva. Ad esempio, lei ci ha parlato dei periodi sensitivi, ci ha parlato delle tappe evolutive, ci ha detto che ogni 6 anni cambia qualcosa. Come Steiner parla dei 7 anni, quindi diciamo che più o meno entrambi, no? Ci hanno parlato di questi tra 0 e 7 anni, il bambino vive antropologicamente, ha bisogno di un ambiente diverso da quello del bambino che ha dai 7 anni ai 14 anni, quindi ci sono proprio delle differenze. E lei però non si è fermata soltanto ad osservare e quindi a scrivere ciò che vedeva dal bambino, ma ha creato tutta una serie di materiali. Perché i primi bambini con cui lei ha lavorato erano bambini con difficoltà. E quindi ha creato tutta una serie di strumentazioni e di materiali per aiutare questi bambini con difficoltà. E poi ha detto, se questi materiali funzionano con i bambini con difficoltà, pensiamo quanto funzioneranno con bambini che non hanno nessuna difficoltà. Io al giorno d'oggi credo questo, credo che
è molto importante scrivere ogni pedagogista nel proprio tempo. Quindi, se da una parte credo che vedo anche che ciò che dice Steiner, ciò che ci dice anche la Montessori, posso riscontrarli nei bambini che incontro come pedagogista, come educatrice, è vero che forse adesso come adesso il materiale della Montessori è molto meno, interessa meno ai bambini, perché dobbiamo pensare che la prima scuola che lei ha fondato è stata nel 1907, in un quartiere di Roma molto povero, dove i bambini non avevano niente. Invece adesso. Virtuosa, scusa, ti faccio una domanda. Cosa c'era di interessante, secondo te, almeno per il tempo, nel materiali? Che materiali erano? Che cos'era che. Ma lei ha sviluppato tantissimi materiali che riguardano il senso, la sensorialità, anche materiali per lo sviluppo della matematica, del linguaggio, della geometria. Quindi sì, diciamo che ha sviluppato tantissimi proprio materiali con cui i bambini facendo delle attività, tanto che lei dice che il gioco è il lavoro del bambino e quindi il bambino facendo delle attività lavora come l'adulto lavora, ma nel senso che conforma se stesso, il bambino libero di utilizzare alcuni materiali andava proprio a strutturare e a conformarsi. È naturale che adesso che i nostri bimbi sono sovrastimolati, richiedono invece, secondo me, molto di più il bisogno di avere relazioni, di stare nelle relazioni, di saper gestire i conflitti, di riuscire a, sì, a gestire i conflitti, le conflittualità, perché hanno bisogno di questo. Io vedo molto di più i bambini che hanno bisogno di uno spazio di gioco libero, uno spazio dove stare insieme, dove confrontarsi, piuttosto che bambini che scelgono di fare determinati tipi di attività. E che pericolo vedi tu nella situazione in cui il bambino è collocato oggi? Allora, qual è il pericolo dal quale un poco anche magari gli adulti, i genitori devono stare attenti nel lasciarli lì in una zona che forse è pericolosa? Beh, diciamo che forse adesso come adesso, spesso i pericoli dei bambini siamo noi adulti. Nel senso Interessante. che È interessante. adesso cerco di. Nel senso che l'educazione, prima di tutto, secondo me, è autoeducazione. Il bambino apprende attraverso l'imitazione. Il bambino impara a camminare, sì, perché ha, diciamo, una conformazione fisica che lo predispone a poter mettersi in piedi, ma impara a camminare perché ha degli esempi imitabili accanto a lui. Questo è stato visto, ad esempio, perché sono stati ritrovati dei bambini selvaggi. Il film di Mowgli non è solo un film, sono stati trovati dei bambini che sono cresciuti insieme agli animali, ma questi bambini non hanno mai potuto camminare, non sono mai riusciti a dire delle parole. Perché appunto è vero che noi nasciamo con delle potenzialità, ma è l'ambiente, adesso l'epigenetica ce lo dice, che diciamo è l'interscambio tra ciò che io ho dentro di me in relazione a quello che c'è fuori di me, che mi dà la possibilità di manifestarmi come essere. E quindi è tanto importante l'ambiente che c'è intorno al bambino. E il primo ambiente per i bambini siamo noi, il primo ambiente per un bambino è la mamma, anzi, ancora di più, è il pensiero dei genitori di concepire quel bimbo, che in qualche modo lì già, adesso l'epigenetica sempre ce lo dice, che nel momento del concepimento c'è come un'energia e questa energia è tanto più forte quanto il desiderio di avere quel bambino, ma con un pensiero altruistico, di amore, la Il salute del. sentirsi accolto già dal primo momento.
Il sentirsi accolto, la salute della mamma, la salute del papà, come si sono nutriti questi genitori, se i genitori hanno fatto uso di alcol o di fumo, cioè di sigarette, com'è il corpo, no? Quanto è inquinato il corpo? E anche questo passa al bambino perché c'è tutta una parte ereditaria che è quella del corpo fisico che il bambino riceve in qualche modo dalla mamma e il papà. Poi tutto il primo settennio. I bambini lavorano per andare a individualizzare, direi in questo modo qua, il corpo fisico, cioè il corpo fisico che gli viene in qualche modo donato dalla natura, lo rendono proprio. Infatti noi lo vediamo con il cambio dei denti. Noi abbiamo dei denti da latte, che sono i nostri denti ereditari, che per il 90% sono sempre perfetti. I bimbi piccoli hanno i denti sempre, no? Carini così. Poi a un certo punto, con il cambio dei denti, che avviene all'incirca verso i 6 anni e mezzo, 7 anni, c'è una trasformazione. Quindi diciamo che il bimbo ha preso possesso del proprio corpo e diventa più lui l'artefice in qualche modo del. Cioè, il corpo fisico è stato in qualche modo trasformato, poi va trasformato tutto l'aspetto del sentire animico tra i 7 e i 14 anni. Quindi, ritornando alla domanda che mi hai fatto, siamo noi che dobbiamo autoeducarci per essere un buon ambiente per il bambino, perché più noi ci autoeduchiamo, più il bambino può imitarci e imitando può crescere e può diventare ciò che deve essere, perché noi non lo sappiamo. Ecco, diciamo che in genere gli adulti hanno comunque molte loro proiezioni nei bambini. Quindi, adesso ti faccio una domanda un po' pratica. A voi capita di dovervi relazionare con i genitori, dare dei consigli ai genitori, ecco, come vi muovete e che risposta avete in questo senso? Allora, ieri sera proprio ho fatto una riunione con dei genitori, perché secondo me, adesso come adesso, se vogliamo, come tu sai, io lavoro, faccio dei laboratori con i bambini e naturalmente la mia associazione è una partner educativa, come la scuola è una partner educativa, dall'altra parte abbiamo i genitori. Quindi i genitori e le associazioni, le istituzioni, la scuola devono lavorare insieme, devono fare comunità educante, cioè la vera comunità educante è questa. Cioè è tanto importante che noi come associazioni, noi come scuole, ad esempio, come istituzioni, creiamo dei percorsi di sostegno alla genitorialità. Il Covid. Tornando a un altro dei temi di cui tu prima hai aperto dicendo proprio l'importanza, il Covid ci ha messo di fronte, cioè la pandemia ci ha messo di fronte a un isolamento, cioè da un certo punto i genitori si sono trovati a dover badare ai loro figli da soli senza avere gli strumenti, perché fino a quel momento semplicemente lasciavano i bambini a scuola e li andavano a riprendere, ma non c'è stata mai una vera comunicazione. Quindi si sono trovati da soli a casa, senza avere strumenti per, diciamo, sostenere anche le difficoltà dei propri figli, con tanto tempo a disposizione con i propri figli, cosa che non c'è più, a meno che per grazia una mamma non riesca a non lavorare e a poter crescere il proprio bambino, perché questo nemmeno accade qua da noi in Italia. Si partorisce dopo già il bimbo a 3 mesi, io mamma devo tornare a lavorare. E non è una cosa impensabile, adesso non è il nostro tema, però per dire che se noi non lavoriamo insieme con le famiglie, attivando dei percorsi di sostegno alla genitorialità, facendo conoscere ai genitori il funzionamento, tra virgolette, ma direi le tappe evolutive del bambino, quindi come posso parlare a un bambino, come posso aiutarlo nei momenti di crisi,
Non siamo, secondo me, una società che in questo senso ha fallito, perché Anzi. genitori si diventa con il tempo. Non è che un bimbo nasce e io divento genitore, no. Se non ho ripreso in carico la mia storia personale, se non ho fatto i conti con, diciamo, le mie ferite, infantili, se non ho studiato, l'etapa evolutiva del bambino, l'antropologia del bambino, non posso pensare di avere un'azione educativa sempre giusta. Faccio quello che posso fare. Guarda, io penso rispetto a questo che dici, penso che siamo una società totalmente disarmata da questo punto di vista, perché non c'è un pensiero. Noi siamo, adesso voglio capire con te un po' questa cosa. Le proiezioni educative che ci sono, sono quelle di un bambino che diventerà ragazzo, è un ragazzo che diventerà uomo, ma che in qualche modo deve dare un ritorno economico, alla società. Noi siamo poco, stiamo andando in questa impostazione sempre più accelerata, sempre più cristallizzata, un ritorno economico. Ma è veramente possibile avere una persona equilibrata se siamo schiacciati soltanto su un aspetto della nostra essenza, che è quello più materiale, ecco. Dalla tua esperienza, come vedi, come giudichi questo indirizzo che sta prendendo piede? Lo giudico come hai detto tu, nel senso che anche qua, quando andiamo a guardare il bambino, guardiamo solo l'aspetto materiale, guardiamo solo l'aspetto fisico, dimenticandoci che il bambino ha un corpo fisico, ma come tutti noi siamo delle individualità, siamo degli esseri spirituali che ci incarniamo in un corpo. E che il corpo ci serve per andare a trasformare la società. Ma se ci perdiamo questo, diciamo, questo punto di partenza e andiamo solo a lavorare sul fisico, i bambini si ribellano. Perché, secondo te, questa è la domanda che pongo anche a chi ci ascolta, come mai sempre più ci sono casi, sempre più i bambini non ascoltano, sono bambini, no? Che non, diciamo, non rispecchiano i nostri diktat del bravo bambino. Come mai? Ci sono sempre più bambini che manifestano le difficoltà d'apprendimento, ci sono sempre più bambini che manifestano difficoltà nello stare nella relazione sociale. Perché non li stiamo guardando per ciò che loro sono? Nutriamo solo il fisico. Ma non possiamo pensare che una persona può vivere soltanto perché gli diamo da mangiare. Ma sai che ci sono stati degli esperimenti in degli orfanotrofi dove a questi neonati veniva dato da mangiare, però era stato proibito alle educatrici di toccarli, abbracciarli, prendersene cura in senso animico, direi io, no? Ok? La maggior parte di questi bambini sono morti. Perché non è solo ciò che noi, cioè non è solo il cibo fisico di ciò, di quello. I bambini non hanno bisogno solo di un cibo fisico. I bambini hanno soprattutto in questo tempo bisogno di un cibo spirituale. Più noi come società andiamo verso il materialismo, e più loro avranno bisogno invece di cibarsi in modo animico, spirituale. Quindi non. Calore, attenzione. Calore, attenzione, ma pensa che Maria Montessori ha scritto questa cosa meravigliosa, ha scritto che i bambini piccoli sono capaci di distinguere tra le cose naturali e le cose soprannaturali, tanto che questo ha fatto pensare a lei che ci fosse un primo periodo sensitivo religioso. Quindi lei dice, il bambino nella prima età della vita sembra congiunto a Dio, sembra vicino a Dio.
Maria Montessori era una scienziata, eh? Sì. Tutto questo nell'ambito Montessori spesso purtroppo non viene preso in considerazione. Di Maria Montessori si prendono i materiali, ma il suo pensiero, che era un pensiero spirituale, non viene visto. Lei diceva che in tutte le sue case dei bambini, lei le definiva così, andava messa l'immagine della Madonna della seggiola, se non ricordo male si chiama così. È quindi questa Madonna con il bambino. Ma come possiamo pensare che non era spirituale e che tutto rimane ai suoi strumenti? Lei stessa dice: dovete guardare il bambino. A me il bambino mi ha detto ciò di cui aveva bisogno. E noi però ce lo dimentichiamo, perché è più semplice prendere quello che qualcuno ci ha dato e riproporlo. Ma adesso, in questo tempo, dobbiamo, secondo me, veramente rifondare una nuova pedagogia, perché la pedagogia si basa, l'educazione si basa sul contesto. Cioè, quello che sta avvenendo nel nostro pianeta è quello che, cioè, è un'eredità che noi lasceremo, è un'eredità sociale. E di cosa dovremmo, quali sono le qualità che dovranno avere i bambini del domani? Se non ce lo chiediamo adesso, come faranno loro a stare nel mondo che gli lasceremo noi? Certo, guarda, io ti stavo lasciando andare perché è molto bello quello che ti sorge dentro, il bisogno naturale che ti sorge dentro da dire su queste cose. Ritorniamo, ma dopo facciamo un altro pensiero. Sì. Allora, ritorniamo all'idea che tu davi prima sulle tappe dell'età evolutiva. Sì. Come si esemplificano? Come dovremmo essere bravi anche a riconoscerle, capire, non bruciarle, non accelerare i tempi, perché noi siamo degli acceleratori, proprio gli adulti sono dei consumatori di tempo. Allora, è naturale che per brevità dovrò sintetizzare tantissimo, quindi non me Certo. ne vogliano, insomma, chi tu e ci sta ascoltando, però cercherò, insomma, di sintetizzare. Possiamo dire così, che come ho detto prima, nei primi 7 anni di vita il bambino si incarna nel corpo fisico. Non vuol dire che questo poi smette, che poi ha fatto, però diciamo che tutto il lavoro che il bambino fa va direttamente nel fisico e tutto ciò che noi adulti facciamo nelle vicinanze del bambino va direttamente nel suo fisico. Intendo dire che se un bambino vive in una situazione scolastica, familiare, vedi tu, insomma, in una situazione in cui le emozioni prevalenti sono quelle della rabbia, dell'aggressività, il bambino altera la sua circolazione. Altera il suo sistema respiratorio, perché è un po', Maria Montessori questo lo chiamava, no? La spugna, la mente del bambino è una spugna assorbente. Steiner ci dice che il bambino è un organo di senso. Io non posso dire al mio occhio: non guardare Alviano che sei qua davanti a me, io ti vedo. Certo. Quindi tutto il bambino è un organo di senso e tutto ciò che c'è intorno impatta, volente o nolente, sul bambino. E il bambino, come diceva Maria Montessori, è una spugna assorbente, prende tutto. Tra 0 e 3 anni, io faccio questo esempio, è come se immaginiamoci che siamo in un bosco. Un bambino tra 0 e 3 anni entra in un bosco con il suo cestino e raccoglie tutto. Raccoglie il fiore, ma raccoglie anche il fungo velenoso, raccoglie anche la carcassa del topolino morto. Noi adulti possiamo scegliere, il fungo velenoso non lo raccoglieremo mai, come non raccoglieremo mai la carcassa dell'animale. Il bimbo non può scegliere. Tutto ciò che lui trova vuol dire che va bene. Il Non bimbo ha scudi. non ha Non. scudi, è un sì totale alla vita, deve essere un sì totale alla vita. E in questo essere sì totale alla vita, anche le percosse per il bambino sono amore. Poi qui ci potremmo chiedere come mai, no? Poi da adulti non ce li Scegliamo dei vediamo. partner che ci richiamano. Sì, come mai? Perché quel bimbo, quell'adulto, quel bimbo bimba che è diventato adulto, quindi donna o uomo,
fatto una correlazione amore uguale percosse. Questa è una possibilità, quindi per dire che quando è piccolino non ha proprio scudi, non ha proprio barriere, è totalmente permeabile. E quindi dobbiamo veramente fare tanta, tanta attenzione a ciò che gli portiamo incontro. Addirittura i bambini piccoli sentono le nostre intenzioni, percepiscono i nostri pensieri. Io questo l'ho fatto esperienza più di una volta. Io magari stavo con un gruppo di bambini fino ai 6 anni, pensavo a una determinata cosa e poi arriva quella bambina sensibilissima, solitamente agli occhi azzurri e capelli biondi, arriva proprio con magari una bambolina, un animale, io stavo magari pensando a una storia da portare loro incontro dove c'era una bambolina e un animale, no? Allora rimani lì, dici, ma cioè, sentono tutto, anche i nostri pensieri. Crescendo, grazie al cielo, direi io, ma è una cosa, è un momento evolutivo che deve avvenire, piano piano si chiude questa permeabilità, Apertura. questa apertura. E i bimbi sviluppano però tutto uno spazio animico, quindi è il momento in cui vanno a scuola, è il momento in cui hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo. Grande tema, no? Hanno bisogno di stringere relazioni, ti presto la mia cosa, tu mi dai la tua, ma vediamo quanto siamo amici, tutta la fase che è dai 7 ai 14 anni e poi dopo c'è il momento dell'adolescenza. In questo momento qua il bimbo ha proprio bisogno, se prima diciamo tra 0 e 7 anni è la mamma, ma non intendo come mamma, ma intendo è un po' il nostro pensiero verso la mamma, quindi l'abbraccio, l'accoglienza, no? Poi invece tra i 7 e i 14 anni hanno più bisogno di una direzione, quindi di questa figura del maschile, quindi di una direzione, di una guida. E questo è il momento in cui i bambini si domandano realmente cosa è bene e cosa è male. E vivono anche una lotta interiore tra il bene e il male. È il momento anche in cui sorgono, no, le prime, tu non sei mio amico, no, io con te non ci parlo perché sono arrabbiato. Prima no, non c'era, c'era di meno, tutto si scioglieva. Invece crescendo loro vivono un po', te la porto come immagine, un po' l'unilateralità dell'animale dentro di loro, nel senso che iniziano, no, a sperimentare la furbizia, l'astuzia, no? Iniziano a sperimentare e alle volte per noi, soprattutto per i maestri, è molto difficile perché quando hai un gruppo devi cercare di amalgamare un po' queste situazioni. Hanno tanto bisogno di giocare. Questa è un'altra cosa che io non comprendo, come la scuola purtroppo non permetta più, giusto perché appunto bisogna fare tante cose, ci sono i programmi ministeriali che richiedono insomma, diverse, che i bambini apprendano determinate competenze, eccetera, eccetera, c'è pochissimo spazio per il gioco libero. Quando il bambino gioca veramente bene, quando ha 6-7 anni. Invece noi gli sottraiamo questo momento dove riesce anche ad entrare in relazione con i propri pari. E attraverso il gioco libero noi comprendiamo l'altro. Riusciamo a mettere dei limiti, impariamo le regole, così si imparano le regole. Non si imparano perché qualcuno ti dice qui c'è una regola, ma si impara stando insieme, facendo parte di una stessa comunità, di uno stesso gruppo. Poi accade verso i 9 anni, un altro passaggio abbastanza delicato, in cui i bambini diventano sempre più terrestri, vorrei definire dire così. Fino a che poi abbiamo la maturità terrestre quando c'è lo sviluppo del maschio, della femmina, quindi degli organi Della sessuali, sessualità. sì, della sessualità. E lì avviene proprio la maturità terrestre. Ma già a 9 anni c'è un po' una prima caduta dal paradiso, tra virgolette, cioè i bambini iniziano ad avere le prime grandi paure, che si manifestano già dai 5 anni, perché già dai 5 anni c'è questa piccola apertura di uno spazio animico, iniziano le domande, un po' la paura della morte, ma ai 9 anni arrivano proprio le grandi paure, ma anche le grandi domande. Saranno veramente loro i miei genitori? Cosa sono venuto a fare sulla Terra?
Esiste qualcosa superiore sopra di me? Cioè c'è qualcos'altro oltre quello che vedo? E non so tu se hai esperienza, se ti ricordi i tuoi 9 anni, ma se io vado ai miei 9 anni, me le ricordo queste domande. Assolutamente, assolutamentissimo, sì. E qui è importante nutrire il bambino, cioè fargli vedere che noi come adulti guardiamo e sappiamo che c'è qualcosa di più grande sopra di noi. Perché è importante che non si senta perduto e anche abbandonato sulla terra, no? Se sei, secondo me, se sei un po' fortunato, questa è una sensazione naturale. La natura stessa intorno a te ti suggerisce questa cosa. C'è qualcos'altro oltre a te, guardami, guardami, perché comunque la natura ha un, lo diceva il maestro, grande maestro Paramahansa Yogananda, parlando di Dio, dice: sì, è vero, Dio in qualche modo è nascosto, ma Dio è manifesto nella natura. E io un po' ho questa percezione di bambino piccolo, dalla natura percepivo un'immensità che aveva un suo sapere, aveva una sua anima potente, meravigliosa, perché la natura è meravigliosa. Quindi riconosci un Dio meraviglioso, quasi guardando la natura, vivendo in natura, roba che è già più difficile a fare ai giorni nostri, nelle grandi città, con i nostri dispositivi, tecnologici. Sì, questa senti, Alice. Ah, il tempo scorre e noi dobbiamo cercare di dire: tu hai dei genitori che sono a casa, che hanno vissuto questa difficoltà, delle lezioni a distanza, come fanno i bambini, i ragazzi. Che consiglio potresti dare ai genitori? Allora, posto che ogni situazione è a sé, quindi ciò che io posso dire magari può andare Certo. per alcuni e per altri no, e che bisognerebbe vedere proprio la storia del bambino. Posso dire questo: intanto, se non avete un buon ritmo a casa, quindi una buona organizzazione del ritmo del bambino, il momento della sveglia, il momento del pranzo, dei compiti, della messa a letto, iniziate a lavorare su un buon ritmo della giornata. Spesso i bambini faticano, negli apprendimenti, faticano nelle relazioni o sono irrequieti perché noi non abbiamo un ritmo familiare che è adeguato al bambino. Un bambino per poter apprendere deve essere riposato, quindi almeno deve aver dormito, deve andare a dormire alle 9 di sera, non più tardi, che è difficile al giorno d'oggi, però noi dobbiamo sapere se abbiamo un bambino che ha difficoltà, su cosa si basano, no? Su cosa si basa un buon, diciamo, anche apprendimento, la possibilità che il bambino possa apprendere senza difficoltà o che possa stare sereno, tranquillo e non irrequieto. Diminuire l'utilizzo dei dispositivi. Spesso in questo periodo, appunto, con la scuola a casa, quindi sfasamento del ritmo, sonno veglia, perciò ritorniamo a un buon ritmo invece, si è aumentato anche l'utilizzo dei dispositivi. Perciò io quello che consiglio è di diminuire l'utilizzo dei dispositivi. Magari potete, con i bimbi più grandi, dai 7 anni, potete fare un planning giornaliero. Il lunedì facciamo questo, questo, questo. E non dico di togliere totalmente il cellulare o la TV, perché magari se uno fino adesso l'ha sempre guardata, però magari scriverla in un momento della giornata, preferibilmente prima delle 5 del pomeriggio, delle 17, perché dopo le 17 anche il nostro corpo e il bioritmo interno che noi abbiamo, dei nostri organi, di tutto il nostro organismo, va in uno stato di riposo. Ma
la TV, il dispositivo sollecita, riattiva l'organismo. Quindi noi dovremmo organizzare una giornata affinché dalle 5 in poi i bambini fanno attività più tranquille, tipo aiutare la mamma o il papà nella preparazione dei pasti, fare il pane, disegnare, colorare, se sono un pochino più grandi leggere, fare un puzzle, fare attività in famiglia, pulire, perché no? Tutto quello che comunque richiede una manualità, un'attività, ma che non è assorbo qualcosa dall'esterno, quindi il dispositivo. Questo come inizio, direi, queste due cose. Poi inserire all'interno della giornata dei momenti di sacralità, per riscoprire una sacralità familiare, quindi una bella poesia al risveglio. Una preghiera, una poesia prima di mangiare, per ringraziare. Se siamo religiosi possiamo dire una preghiera, se non lo siamo ringraziamo il sole, ringraziamo la terra, ringraziamo gli elementi naturali, e così prima di andare a letto ringraziamo la giornata, diciamo al bambino una cosa bella che ci è accaduta oggi, e così il bambino la dirà e inizieremo, e magari riscopriremo la bellezza intorno a noi, anche la meraviglia, perché anche questo dobbiamo fare per poterci avvicinare al bambino. Dobbiamo riscoprire la bellezza che c'è sempre, perché loro vengono da lì e hanno bisogno, per crescere, di sentire che c'è del bello nel mondo, altrimenti dove vado? Se tutto è difficile. Da come metti le cose è noto che c'è parecchia autodisciplina che dovrebbe riniziare nei genitori, e che veramente un bambino ti cambia la vita nel momento in cui tu gli dici: bene, adesso il centro è lui. Però allo stesso tempo mi verrebbe da dire che diventa anche un'opportunità per ridefinire noi stessi in qualche modo. È questa la bellezza dell'educazione. Se noi realmente riuscissimo a vedere, cioè, quanto di meraviglioso c'è nel bambino che abbiamo di fronte a noi, anche quando magari fa delle cose o ha dei comportamenti che noi non riusciamo a comprendere, perché in realtà il bambino ci dà la possibilità di migliorarci, di evolverci come umanità. Maria Montessori scriveva: se vi è una possibilità nel futuro, questa possibilità viene dal bambino. Se noi realmente iniziamo ad attivare un processo di educazione che è autoeducazione, possiamo crescere come umanità e come umano. Perché io dico sempre, esistono due modi per avvicinarci all'educazione del bambino. Uno è la gestione, che è quello che noi facciamo prevalentemente. Quindi no, se è fatto così, quindi lo rifaccio pure io, come i miei genitori hanno fatto con me, io rifaccio con mio figlio. E questo è un rapporto, genera freddezza nel rapporto educativo. L'altro è invece è l'educazione che passa attraverso la relazione, che genera calore, ma che è tanto difficile, perché siamo noi che dobbiamo cambiare. Senti, io adesso ti chiedo un po' un pensiero su che cos'hai notato in questi 2 anni di pandemia come difficoltà nei bambini e nei ragazzi, perché penso che sia una cosa un po' sottovalutata. Lo Stato dà delle regole, queste sono, ma forse bisognerebbe anche domandarsi qualcos'altro, perché un poco da quello che ho letto, da quello che ho sentito, anche da ambienti psicologici che sono assolutamente poco trattati nel mainstream, non si sente. Ci sono i numeri di chi entra, di chi esce, di chi ce la fa, di chi non ce la fa, ma non ci sono i numeri di questi disagi che sono quotidiani e in questa età delicate. Sì, allora, per quanto riguarda i bambini più piccoli, posso dire che inizialmente c'è stata una regressione, quindi i bambini che hanno ripreso a dormire a letto con i genitori, quando magari andavano già a dormire nelle loro camerette.
bambini che hanno ripreso a farsi la pipì addosso, quindi proprio queste sono dinamiche di paura, no? Che loro hanno assimilato. Paure che sono state esasperate, paura del buio, paura di stare da soli. Questo tipo di paura per i bambini più piccoli. Se parliamo già di bambini in fase, diciamo, di scuola elementare, preadolescenza, un aumento sicuramente, ma questo ce lo dice la ricerca, della depressione infantile. Sempre più bambini, sempre più precocemente si affaccia questo mostro, tra virgolette, della depressione, che è una paura proprio verso la vita. Tanti adolescenti che faticano ad uscire di casa, un po' la sindrome degli hikikomoro in Giappone, dove ci sono questi adolescenti che non escono più di casa, che la vita è diventata una vita solo virtuale e non c'è, no, questa voglia del contatto, anzi è pauroso, questo vedermi, questo riuscire a incontrare l'altro mi genera paura, ansia. Ragazze, ragazzi che si tagliano. Per appunto, forse per autopercepirsi, forse per sentirsi, non lo so, nel senso, però questo sicuramente c'è. E non dobbiamo dimenticare che la fase dell'adolescenza è una fase veramente di crescita proprio neuronale. Quindi i ragazzi hanno queste grandi potenzialità creative. Quindi forse dovremmo più chiedere a loro, no? Come? Cioè. Dovrebbero essere un pochino più attivi nella possibilità di trasformazione, più che vivere alcune situazioni così è e così insomma la dovete vivere. Perciò io credo che ci vorrà un po' di tempo per comprendere realmente questi 2 anni cosa porteranno, ci vuole tempo. Sicuramente. Se i bambini più piccoli hanno vissuto un ambiente familiare tranquillo, quindi dove magari non c'era troppa paura, dove si stava insieme, dove si riuscivano comunque a mantenere dei contatti, dove c'era questo calore di cui abbiamo parlato prima, riusciranno bene a sostenerlo. Perché non è tanto il dolore, cioè noi alle volte no, vogliamo anche eliminare dai bambini il dolore, ma non è il dolore che va eliminato. Il problema è che non dobbiamo lasciare il bambino da solo con il suo dolore. Brava, brava. Perché è questo. Che invece purtroppo è che la pandemia ci ha trovato a noi incapaci di sostenere anche dei nostri moti interiori. Quindi, naturalmente, come faccio io ad essere sostegno per te se non lo riesco ad essere per me? Io magari quello che posso dire alle famiglie che si trovano in difficoltà è chiedete aiuto. Siamo in una società dove non dobbiamo mai chiedere aiuto. Dobbiamo sempre riuscire a fare le cose da soli, ma non è così. Cioè, questo è un altro errore. Cioè, noi dovremmo aiutarci, appunto perché siamo una società, ci dovremmo aiutare. Quindi io posso dire questo, se avete bambini che anche stati di irrequietezza, i bambini più piccoli hanno manifestato questi stati di irrequietezza, forte rabbia, forte aggressività, che poi E alle non volte. va negata in qualche modo, non va negata, ma in Vista. qualche modo o va vissuta insieme, va ascoltata, va. Certo, va vista quando il bimbo, quando i bambini in generale hanno un comportamento, diciamo, difficile, no? Quando diciamo, mamma mia, che bimbo difficile mi è capitato. Quelli sono i bambini che suonano la campana e ti stanno dicendo, ehi, ehi, vada a fuoco, c'è un problema, c'è un incendio. Vediamo di risolverlo, ma lo devo vedere però, perché se non lo vedo il bambino aumenterà questo suo comportamento sempre di più, finché noi come adulti non diciamo bene, vediamo un po' io, cioè cosa posso fare io, cosa sto facendo, cosa c'è che non va nella nostra relazione, come posso trasformare qualcosa magari nella mia relazione o nella. Non so dove, nell'ambiente in cui sto. Certo, siamo sicuramente una società che deve cominciare a interrogarsi
e a percepirsi anche il singolo individuo adulto dovrebbe cominciare a dirsi delle verità personali prima ancora di andarle a cercare fuori, dopo cerca anche fuori, ma prima percepire se stesso abbiamo molto da fare. E l'ultima domanda che ti faccio è un poco quella che riguarda quello che state facendo voi, perché una cosa bella che io immagino che ogni persona che ha modo di ascoltare questa intervista con te nota questa stupenda vitalità che tu emani e che è un bene ed è una cosa che ogni persona vorrebbe avere insieme a tante altre forse, però questo slancio e questo senso di essere vivi che hai tu. Voi come progetto educativo che cosa fate, che cosa offrite, che cosa si può trovare da voi e come magari anche suggerimenti ad altri piccoli nuclei tu ti sentiresti di dare. Allora, noi facciamo diverse cose, proverò. Allora, facciamo, vabbè, delle attività e dei laboratori per bambini, sia dai 3 ai 6 anni, sia per bambini della fascia della scuola elementare. Quindi sosteniamo anche le famiglie che hanno scelto di fare homeschooling. Quindi che hanno scelto di prendersi la responsabilità non solo educativa, ma anche di istruire i propri figli. E oltre a questo, offriamo proprio dei percorsi di sostegno alla genitorialità, facendo delle formazioni, facendo dei corsi, facendo degli incontri. E poi io nello specifico sto finendo in realtà, adesso discuterò la tesi a marzo in pedagogia curativa e quindi mi occupo proprio anche di tutte quelle difficoltà di cui abbiamo parlato prima. Quindi offro il mio sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà e ai bambini che vivono anche le difficoltà scolastiche, che hanno difficoltà scolastiche. Sempre più, ma che vediamo purtroppo che ci sono sempre più bambini. Diciamo che quello che l'associazione vuole fare è cercare di portare una nuova consapevolezza. Questo lo facciamo sia in ambito educativo, quindi sostenendo le famiglie, ma lo facciamo anche su altri temi, appunto il tema proprio dell'umano. Perché crediamo realmente che se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo iniziare a compiere una trasformazione della nostra, cioè di noi come persone. Quindi parliamo sì ai bambini, ma come un po' forse da questa nostra chiacchierata è venuto fuori, parte tutto da noi. Quindi siamo noi che dobbiamo cambiare per poter trasformare la società. Allora, Alice Valeri, progetto educativo La Terra dei Bimbi, chi volesse vada in internet, trovi dei contatti, veda. Quello che io posso dire è che da quanto siamo riusciti a dire in questa ora così di trasmissione, è che il vero valore, la vera ricchezza siamo noi. Questo tu ci hai trasmesso perché c'è tanto oro in quel modo di percepire, di esprimere, di sentire il mondo intorno a te. È un augurio che io faccio a chi ci ha ascoltato di andare a cercare quest'oro che in ognuno di noi, come tu ci hai aiutato a capire, fin dalla più piccola età. E che dopo in potenza, ormai molto coperto da potenti corazze, c'è anche negli adulti, però anche in noi sta la forza di alzarci e dire andiamo a cercare questa miniera interiore che giace. Assolutamente, perché c'è dentro di noi, no? Quel qualcosa che ti infiamma. Per me è stata l'educazione, che appunto, come ho detto prima, è stato un incontro di destino, ma
che insomma sono grata alla vita perché mi ha permesso veramente di poter trovare su questo mondo la mia missione di vita in qualche modo, quello che vorrei cercare di contaminare un po' intorno a me, far Bravo. capire proprio questo, quanto è importante, perché si educa con quel che si è, non con quello che si sa. Bellissimo, guarda, contaminiamoci pure con questa ricchezza di intenti, di buona volontà, di voglia di fare del bene. Tantissime grazie Alice di essere stata Grazie con a noi. Alice te, Valeri, la terra dei bimbi. grazie mille. Grazie a tutti Grazie voi. Alice. Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro vi ringrazio di essere stati con noi e vi augura una buona sera, una buona continuazione con i programmi di Radio Science. Un buonasera a tutti. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone.